Buonasera e bentrovati. Come vedete abbiamo cambiato location, siamo nella palestra del Mav Stadium e come potete notare alle nostre spalle i ragazzi si stanno allenando. E iniziamo subito la puntata con un menù ricchissimo, vogliamo darvi un'anteprima di quello che sarà. Iniziamo con la nazionale ovviamente, un weekend veramente stupendo, un clima meraviglioso. Seguiamo con il top 10 per passare alla serie B, alla serie C, ai nostri ragazzi dei Centurioni che andranno a Genova. E il rugby touch, ultimo ma non per importanza. Ok, adesso andiamo subito a vedere la nostra prima clip dedicata ovviamente ai nostri azzurri contro il Sudafrica. Però ho una chicca, perché quando io ho detto la settimana scorsa che l'avevo scoperto io, facendo un po' il pippo vaudo della situazione, adesso, prima delle interviste del dopo match, ti mostro questa mia intervista con lui in Argentina. Allora, on parle italien. Voilà. Ok, come tu t'appelles? Come ti chiami? Mi chiamo Ange Capuozzo e vieno di Grenoble, in Francia, e gioco a Grenoble. Ok, da quanto tempo giochi in rugby? 15 anni e avevo fatto tutti il mio... Chiede a lui che è un grande della lingua italiana. Il mio professore. Ha fatto 5 anni nel club prossimo di Grenoble e dopo a 12 anni vieno a Grenoble per giocare. Perché hai scelto l'Italia? Perché mio padre è italiano, mio nonno è italiano e nella famiglia avevo una cultura molto italiana. A Grenoble ci sono un sacco di italiani. Sì, molto, molto italiano a Grenoble. E mio nonno è un immigratore in Francia e nella mia famiglia avevo una cultura molto... Che origine in Italia, che origine è la tua famiglia? Di Napoli. Momento dei saluti, allora on dit un petit coucou a chi? Un petit coucou a tutta la mia famiglia a Grenoble e a mia famiglia a Roma, la mia famiglia a Roma e a Napoli. Brex che presenta il pallone, Fusco che distribuisce. C'è spazio, sì. C'è spazio, uno, Capuozzo! Si gira e segna! Capuozzo all'esordio! Bravissimo! C'è Capuozzo, l'italo francese! Italo e basta. Buona azione Garbisi. Ecco Ruzza che spinge sulle gambe ancora, dai con lui, forza. Tutto il pubblico prova a partecipare. Ancora Capuozzo, ma che brava meta di Capuozzo al debutto, due mete e altra bella azione dell'Italia. Mi hai mandato una foto della prima partita che hai visto, che era Scozia-Francia, e sei un bambino piccolo con un palloncino che guarda uno scozzese in giro e te lo ricordi ancora. Qui c'è scritto la data, 2 metri alle grazie. Immediatamente ritorna da Lucchesi. Bravi, placcaggio, bravissimi, schegge il suo asso, siamo in più, Italia meravigliosa,
Dopo il rugby internazionale seguiamo con il nostro massimo campionato, la top 10. Andiamo subito a vedere le migliori clip del Viadana contro Colorno. Viadana qua si trova sconfitta con una parità nel primo tempo. Nel secondo tempo il Colorno riesce ad avere la meglio. Andiamo subito a vedere. Mediano che estrae, si va. C'è anche un vantaggio ravvisato, però vuole giocare. Sebastio si allarga e cerca un riciclo. E quindi, come è chiarissimo dai teleschermi, è arrivata la meta propiziata da qualche mugugno da parte dei tifosi di casa. E c'è il break con Sauze, una scheggia per il rugby Viadana, qualche rimbalzo non lo favorisce e poi invece riesce a raccogliere l'ovale ed andare a marcare giusto giusto in mezzo ai pali per pareggiare i conti. Giuseppe, per me è tutto buono perché calcia il bianco che rimbalza sulle gambe del giallo e quindi non c'è nessuno in avanti, la meta è buona per me. Tempo, andiamo. Ok, perfetto. Meta confermata perché nel calcio prende il petto. Cerca di far rispettare le posizioni in regolamento. Vantaggio già arrivato, ma non c'è bisogno perché il vantaggio è acquisito. È acquisito con una meta. Non si fanno neanche le cose, non si fanno neanche le cose là nell'angolo, ok? Giuseppe, mi dai per favore un riferimento sul tempo? Panchina affollata quella dei cartellini gialli. Tre giocatori, due per Viadana, uno per Colorno. Non vai ad andare a tenere il 9. Scusami. Sono andato a tirare il 9. Non mi serve. Ho visto, sei per terra, ma poi se lo agganci non mi cambia niente. Non mi risolvi i problemi, ok? Calci da là? Ok. Sì, sì, il tempo è finito. No, grazie. Va bene così, sto spogliatoio. Sì. La Mole già imbastita e fa strada la Mole, cerca di chiudere, di stoppare l'abbrivio Viadana, cerca di arginare e c'è la meta, meta fischiata dall'arbitro Vedovelli, convalidata. Sette. Però 7 Viadana per crollo in Mole. Cerca Viadana di rialzarsi e invece va al largo Colorno, a buona corsa lungo l'out di sinistra, cerca il riciclo verso l'interno,
l'estremo e la meta. E la meta proprio di Colorno, che a questo punto mette la freccia. 14 Colorno, 31 Viadana, 20 minuti. Stesso vantaggio, 7 laterale. Touche, drive e meta del rugby Viadana che accorcia le distanze. Via, via, via. Chiaramente appannaggio degli emiliani. Che ora hanno anche la possibilità di andare a marcare. Ehi, ehi. Di Colorno. Festeggiamenti. Festeggiamenti per gli emiliani. Musi lunghi invece, dalle parti di Viadana. Calcia, vai, finito. Guarda Gino. Scusami per l'esultanza, ma vorrei risultare semplicemente a fine primo tempo. A fine primo tempo stavo scaldandomi. Lo so. Fischia Delia, si può partire, calcio alto di Carlo Canna, in ricezione c'è Van Vuren, sfugge il pallone a Van Vuren, casca, si prepara quindi al primo calcio di questo match, quando siamo al secondo minuto, parte Canna e trasforma, primi tre punti, Rebi Calvisano 0, Fiamme Oro 3. Si allunga, non arriva, ma ancora c'è il possesso. Lo raccoglie vai della Mischia, ancora Marinaro. Alto, Canna, sponda. Attenzione al sovrannumero, Dono Spinelli, va a marcare la prima metà dell'incontro. 19° minuto. Fiamme Oro, 8, Calvisano, 0. Prima metà dell'incontro di Tano Spinelli. Cala il silenzio a San Michele. Gli occhi di Ugo verso i pali. Parte Ugo. E la palla è dentro l'H. Primi tre punti per Calvisano che si porta sul 3-6. Centra i pali Ugo. 30° di gioco. Transvecta Calvisano 6, Fiamme Oro 8. Prova Ugo il passaggio intercettato da Vian. Attenzione perché qua c'è un'autostrada. C'è Giovanni D'Onofrio, corre D'Onofrio, su di lui c'è Massari ma non può nulla, l'intercetto è costato caro qua a Calvisano che va a subire una meta pesante sotto i pali con Giovanni D'Onofrio. C'è il Cugo finora 2-2 dalla piazzola, questo falcio sembra nettamente il più facile dei tre, che potrebbero essere quindi segnati. È così, i primi tre punti del secondo tempo, quando siamo al 43°, ecco l'inquadrato Shalcubo, porta altri due match da seguire qui su Eleven Sports, intanto Shalcubo e i pali. Destro di Ugo, e tre punti, altri tre punti per Calvisano, 52° minuto, si porta sotto sul 12-15 Calvisano. C'è il ritorno ora degli uomini di Gianluca Guidi, questo secondo tempo. Ah no, ma è buona la risposta delle Fiamme, quindi forse problemi risolti per i cremisi. Calcetto a scavalcare, qua c'è D'Onofrio, riceve l'ovale D'Onofrio. Attenzione, va a segnare la sua seconda meta personale con il campo più aperto, 14 uomini a testa per squadra e l'intuizione qua di Carlo Canna che va a smarcare. Giovanni D'Onofrio che va a marcare quindi la sua seconda meta personale. Di nuovo Munisa ma è respinto dalla difesa delle Fiamme Oro, alto su Bacanibau, abbassa la testa e vediamo se va a marcare. È così, meta di Poasa
Mukunala, Vakanibau, la prima meta del rugby calvisano sotto i pali, 17-22, probabilmente altri due punti aggiuntivi, ma si rifà sotto Calvisano. Partire, stessa mol, bravo Giuliano a rimanere nel raggruppamento, primo stop, riparte in chiusa, ma c'è la difesa delle fiamme, attenzione, vediamo se devo marcare, meta del Calvisano e della meta della vittoria probabilmente. Alza il braccio al cielo Delia, Vakanibau, match winner, e forse il minuto e mezzo lo meritava lui. Va Ugo, destro di Ugo, virgola, e finisce quindi sul punteggio di 24-22 qui alla San Michele di Calvisano. In trasferta Calvisano vince il match più importante fino ad ora. Con un finale incredibile qua al San Michele, una rimonta con due mete marcate in 7 minuti. E andiamo subito a vedere il campionato di Serie B, poiché i nostri centurioni in Serie A sono stati fermi questo weekend, quindi non abbiamo nulla da dire. Abbiamo un contributo infatti di Mauro, che ci teniamo a ringraziare. Ci teniamo anche a citare il nostro Brescia, che appunto ha avuto una bellissima vittoria questa settimana. Come vedete, le immagini che seguono sono fornite dal nostro amico Andrea. E adesso, per quanto riguarda la Serie C, abbiamo avuto domenica scorsa una partita di recupero, Calvisano contro la Bassa Bresciana, una partita molto tosta perché nel primo tempo sembrava una vittoria più che dovuta del Calvisano, che è riuscito comunque a vincere, ma ancora 2-3 minuti alla Bassa Bresciana forse se la sarebbe davvero cavata. Comunque un'ottima partita. E rimaniamo sempre nell'ambito della Bassa Bresciana, e c'è stata una festa bellissima la settimana scorsa, e Orazio, il fratello di Cacio, è andato appunto a festeggiare. Andiamo a vedere qualche immagine della serata. Buonasera, grazie Norberto per essere presente anche questa sera, ci sei sempre vicino e non sei mancato neanche in questo appuntamento. Apriamo questa serie di eventi con questa commemorazione, con questa festa dei 40 anni della nascita del rugby leno. Il rugby leno che poi si è evoluto, ma è nato con queste persone che questa sera si sono riunite qui per una cena
e vogliono festeggiare e ricordare questo momento. Ringrazio naturalmente tutti i partecipanti, il mio predecessore Gianfranco, che è stato uno dei primi, in realtà è il più vecchio giocatore del Rugby Leno presente questa sera. Io invece ringrazio tutti i miei compagni, che sono venuti questa sera. Non pensavo, invece sono venuti, non dico tutti, ma quasi, dai. Le ringrazio ancora di essere qui, perché è una sensazione piacevole vedere tutti gli esseri giocatori. Saluti. E questo momento è molto importante, la cena, poi alla cena parteciperanno i ragazzi della Seniores che finiranno l'allenamento, e questo è un bel passaggio, è questo cerchio che si chiude e che, diciamo così, dà un senso a tutto quello che facciamo, i vecchi che vengono a dare la loro esperienza a quelli più giovani. Una bellissima serata, siamo contentissimi di essere qua ritrovando i nostri vecchi compagni. E devo ringraziare la Bassa Bresciana che ci ha dato la possibilità di essere qua di nuovo tutti insieme dopo tanti anni. Beh, dai, siamo qua dopo un bel po' di anni, dove ritrovo anche della gente che era un po' che non vedevo, alcuni purtroppo non sono potuti venire, mi è dispiaciuto, però dai, speriamo di divertirci e che sia una bella sera ricordando i vecchi tempi. Sono molto contento di essere in questa serata, perché comunque era tantissimi anni che non vedevo i miei colleghi. Qualcuno, devo dire, ha messo su un po' la pancia e i capelli bianchi, però è anche bello così rivederli tutti. Un saluto a tutti. Bellissima comitiva, dopo 40 anni ci siamo ritrovati. Adesso torneremo a calcare i campi, ovviamente. Sì, giusto? I calcari, ma direttamente sottoterra. Ma ah, vabbè, dopo... Tutto benissimo, è un momento bellissimo perché ci siamo ritrovati dopo tanti anni, qualcuno non veniva qua veramente da 10-20 anni, però è un'emozione vedere tutti i vecchi compagni, siamo invecchiati ma il rugby ci tiene sempre un po' uniti ed è una cosa meravigliosa. Esatto. Auguri a tutti, saluti a tutti. Io fa il discorso il capitano. Lui è il capitano. Il capitano. Il capitano. Abbiamo fatto la scelta. Diciamo di progetti. E l'anno dopo abbiamo fatto la fusione con il Manerbe. E l'anno dopo ancora, perché abbiamo fatto con il... Hai capito, Orazio? È così. Ci sono anni e anni e anni di tradizione. Dall'82 al 98. Grandi. Grandi. Ragazzi, un saluto. Grazie a voi, ci vediamo. Adesso è il momento delle nostre interviste ai Centurioni Rugby. Andiamo subito a vedere la nostra Ilaria, chi è andata a sentire. Grazie mille Aisha, sempre gentilissima, mi introduci, come mi introduci tu veramente? Nessuno. Iniziamo come sempre a stufare un po' i nostri ragazzi dei Centurioni, che non lasciamo mai tranquilli. Siamo alla vigilia della partita, di una trasferta molto importante. Come ti senti? Molto bene, noi lavoriamo sempre. Dobbiamo stare molto attenti a Genova, però, che ha fatto una bella partita contro Milano, però. Tu invece come pensi? Siamo pronti, abbiamo lavorato molto questa settimana sulla difesa e punteremo ad essere aggressivi e togliergli spazio. Che Genova ti aspetti? Mi aspetto una Genova che giocherà su tutti i palloni e che non avrà paura di osare.
Tu invece cosa ne pensi? Allora, loro saranno molto carichi, visto la scorsa settimana, il bell'ambiente che c'era. E sappiamo che giocheranno tutti i palloni, ci metteranno in difficoltà e proveremo a restare a fare il nostro gioco e a metterli in difficoltà. Quindi siete pronti per questa trasferta. Ora direi che è tempo di presentarvi, perché vogliamo sapere un po' chi siete, da dove venite, il vostro percorso rugbistico. Le presentazioni sempre alla fine. Io sono Davide, da Padova. Ho giocato a Selvazzano e poi Petrarca. E grazie a Simone Ragusi sono venuto qua a fare un'esperienza a Brescia. Abbiamo con noi anche un altro Davide. Ciao a tutti, io ho iniziato a giocare a Udine, dopodiché sono andato in Accademia Mogliano, ho fatto 3 anni lì e successivamente sono venuto qui al Centurioni. Volete salutare qualcuno? Saluto la mia famiglia a casa, che mi segue sempre, e Andrea Pilani, il mio coinquilino, se no non mi fa più entrare in casa, e basta, e tutti i tifosi dei Centurioni. Tu invece? Saluto anch'io la mia famiglia e specialmente Tommaso Montiglia che ci ha lasciato, è andato a giocare a Viadana. Un abbraccio. E adesso è il momento del rugby touch, poiché questo weekend si terrà il torneo europeo. Andiamo subito a sentire i partecipanti bresciani. Buonasera, io mi chiamo Bino Nicola. Io sono Moira. Io sono Manuela. Volevamo raccontarvi questo torneo internazionale che faremo a fine mese ad Elce. Sì, si tratta di un'opportunità che appunto abbiamo e che sfrutteremo in Spagna. E per il torneo ci sono grandi aspettative perché andiamo là comunque carichi, abbiamo una squadra competitiva e essendo un torneo internazionale cercheremo di portare a casa il miglior risultato. Prima dei saluti ringraziamo gli Old per la loro disponibilità come sempre e la Clubhouse che mettono a disposizione. Giocheremo il 26 e il 27 novembre, seguiteci se volete. Hasta la vista! E ora è il momento dell'agenda della settimana con il nostro fotografo di fiducia, Stefano Del Frate. E subito direi andiamo al time out. Manu, salutiamo o non salutiamo? Eccoci qua i ragazzi del time out. Buonasera a tutti, un saluto particolare a Iscia Ilaria, grazie per avermi lanciato la linea. Sono qui al time out nel mio corner che questa sera, come vedete, abbiamo messo a disposizione. Abbiamo la maglia dei Classic 15, reduci dal torneo mondiale a Bermuda. Abbiamo anche la maglia dei Barbarians. E per quanto riguarda i Barbarians, ricordiamo che domenica con il BAT hanno giocato ben 3 giovani italiani delle Zebre, ovvero Jacopo Trulla, Jacopo Bianchi e Marco Manfredi, hanno giocato tutti e 3 nella partita con il BAT. Oltre ai nostri 3 italiani delle Zebre c'erano anche 3 giocatori del Benetton, c'erano Mendy, c'erano Rhino Smith e Stratford. Partita risolta sul filo di lana con un drop vincente del All Black Damian McKenzie e ha centrato la porta da distanza considerevole dando questa vittoria meritatissima ai Barbarians. Per quanto riguarda i nostri appuntamenti settimanali, la nostra agenda propone la ripresa del United Radio Championship. Tra poco andranno in campo a Belfast le Zebre con l'Aster, mentre domani alle 14 Benetton ospiterà l'Edinburgh. Il top 10 è fermo, il sabato proseguirà con gli ultimi test dell'Autumn Nation Series. Avremo alle 16.30 Galles-Australia, mentre a seguire alle 18.30 l'Inghilterra ospiterà il Sudafrica che sabato scorso ha battuto appunto i nostri azzurri. Per quanto riguarda il nostro rugby nostrano, rugby di base, come detto il top 10 è fermo in questa settimana. La Serie A propone la trasferta dei Centurioni a Genova, incontreranno al Carlini Bollesan i Cussini. La Serie B avremo 3 match tutti per le bresciane, tutti in casa. Avremo a Ospitaletto il Franciacorta che ospita la cadetta del Mogliano, il Brescia ospiterà il Villorba e infine il Botticino ospiterà il Cussini del Cus Padova. Per quanto riguarda la Serie C pure è ferma. La domenica propone anche l'eccellenza femminile e anche la Serie A sempre femminile.
Per l'eccellenza femminile, le ragazze del CUS Milano saranno impegnate alla Ghirada di Treviso con le Red Panther della Benetton, squadra in cui milita la bresciana Michela Este, che ricordiamo con piacere negli anni scorsi giocare a Rovato con la nazionale femminile nelle Sei Nazioni contro Scozia, Francia ed Inghilterra. Un caro saluto a Michela. Mentre le Calvignare saranno impegnate al San Michele contro le Forum Iuli. Ben trovato Alessandro Cudicio, uomo che sta seguendo il gruppo delle ragazze del Calvisano, le Calvignare, giusto? Con le ragazze abbiamo iniziato l'anno scorso, è stato un inizio un pochettino strano, nel senso che è stata la ripresa dopo il Covid, quindi c'è stato, ma questo come un po' in tutti gli sport e in tutte le squadre, c'è stato un forte abbandono all'inizio, quindi ricostruire la squadra è stato molto complesso. Poi devo dire che il gruppo, che poi ha lo zoccolo duro della squadra, è molto forte, quindi il lavoro, poi il progresso della squadra è stato essenzialmente semplice, perché c'è stato un avvicinamento progressivo molto importante. Le ragazze si sono riavvicinate alla squadra, si è ricreato il gruppo e poi di conseguenza si è ricreata la squadra. L'anno scorso abbiamo iniziato, devo dire, anche tutto sommato bene dal punto di vista dei risultati, perché comunque nonostante fossimo una squadra un pochettino così, non improvvisata, però... No, una squadra matricola, diciamo, nel senso che eravamo... Esatto. Nonostante ciò, la qualità delle ragazze era abbastanza fuori di dubbio, nel senso che le ragazze sono molto, molto brave. E soprattutto hanno un'attitudine importante, quindi non si tirano mai indietro. E durante l'anno, diciamo, da questo gruppo che si era creato, si è andato via via a formare proprio una vera e propria squadra, perché poi la coesione che c'è stata invece verso la fine del campionato è stata importante. Quello che siamo riusciti a fare l'anno scorso è di arrivare seconde nel nostro girone e riuscire poi ad andare a fare i barrage per le finali nazionali. Un barrage che poi abbiamo giocato contro Roma Capitolina, che era una squadra che sicuramente aveva una struttura un pochettino più densa della nostra, perché le ragazze giocavano insieme da più tempo e erano... Noi l'anno scorso avevamo tre ragazze che avevano tra i 17 e i 18 anni, cioè hanno compiuto 18 anni durante l'anno, e loro invece erano sicuramente più strutturate, e quindi poi abbiamo perso sia l'andata che il ritorno. Ma devo dire che in entrambi i casi, entrambe le partite sono state delle bellissime partite non ci sono rammarichi relativamente a come hanno giocato le ragazze loro. Ale, ricordiamo un po' la struttura anche di questi campionati delle ragazze, perché ormai le ragazze ci sono state trainate anche perché abbiamo una nazionale molto competitiva, che ha fatto una bella figura arrivando al playoff dei quarti di finale della Coppa del Mondo. Quindi la struttura adesso del rugby femminile diventa più, diciamo, più solida, io direi. Ora spieghiamo a quelli che ci seguono come viene strutturato quest'anno i campionati. Allora, l'anno passato era un girone elitario e degli altri tre gironi, uno nord-ovest, nord-ovest, nord-est, e il terzo girone, diciamo, non elitario, era il centro. Quest'anno invece c'è una struttura differente, diciamo simile a quella maschile, cioè c'è un girone di eccellenza e poi tre gironi di serie A, sempre divisi più o meno in zone, cioè nord-ovest, nord-est e centro-sud. E la differenza sostanziale dall'anno scorso è che ci saranno dei play-off per salire in eccellenza per quanto riguarda la Serie A, che non potrà più competere per il titolo nazionale, che invece si giocheranno solo le squadre del girone di eccellenza. Voi che girone siete messi? Noi eravamo nel girone nord-ovest, poi poco prima del campionato siamo stati spostati nel girone nord-est, quindi
sostanzialmente abbiamo le squadre venete, non solo in realtà, anche del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna, e al momento, dovute anche al, diciamo, allo, a questo spostamento, abbiamo fatto slittare due partite e poi c'è stata purtroppo la, la scomparsa di Alfredo Gavazzi, e quindi abbiamo spostato un'ulteriore partita. Siamo diciamo in, in debito di tre partite che recupereremo durante la, la fase invernale, e quindi al momento abbiamo solo giocato una partita contro il Romagna. Che aspettativa avete per questo campionato, Alessandro? Come aspettativa, in realtà ci siamo focalizzati partita per partita. Noi stiamo cercando di dare il meglio e impostarci al meglio per ogni partita, e l'idea complessiva è quella di creare una squadra sempre più solida. Quindi stiamo vivendo in un modo un po' particolare questo campionato, cerchiamo di arrivare sempre pronte alla, alla partita il meglio possibile, con l'idea di dare il massimo. Poi le partite si possono vincere, si possono perdere, la cosa importante è uscire dal campo con, avendo dato tutto e senza avere dei rimorsi, diciamo, alla fine della partita, su potevamo fare, ci è mancato questo qualcosina. E devo dire che le ragazze da quel punto di vista lì sono, sono eccellenti, perché come dicevo anche prima, l'attitudine che hanno è imparagonabile. La capitano è sempre Francesca Sberna, giusto? Sì, 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 sì. Il nostro capitano è Francesca Sberna, che è anche capitano della, della Nazionale Seven, e anche lei sta dando una grande mano nella, nella costruzione di questa squadra, anche perché bisogna considerare il fatto che Francesca ha giocato da professionista e ha giocato in Nazionale Maggiore, ha giocato in Nazionale 7, e sta creando questo gruppo con delle ragazze che addirittura hanno iniziato quest'anno a giocare a rugby, non a rugby 15. Qualcuna ha iniziato quest'anno a giocare a rugby 15, qualcuna invece proprio completamente da zero. E devo dire che per chiunque si sia poi confrontato con delle, delle persone, dei giocatori che si avvicinano al mondo del rugby solo in età adulta e senza avere uno storico, è un compito estremamente complesso. Però devo dire che non è l'unica, ovviamente, che ha una certa esperienza, anche le altre ragazze che hanno buona esperienza si stanno dedicando tantissimo alla costruzione di questa squadra qua, e effettivamente quello che succede è che le ragazze appena iniziate riescono a inserirsi molto bene all'interno della squadra, e questo è possibile solo se c'è... Se c'è gruppo. Si riescono ad amalgamare. Esattamente. Il gruppo è la chiave sempre nel nostro sport, Ale, lo sai benissimo, e quindi sono d'accordo con il, quello che stai esponendo. Per quanto concerne, diciamo, il pacchetto, penso che sei a posto. Cioè, la Sara giocherà quest'anno? Gioca la Sara anche? Assolutamente, assolutamente sì, è appena tornata dal Mondiale, Sara Seye, e devo dire con una prestazione invidiabile, perché sì, dal mio punto di vista ha giocato molto bene, ha giocato molto bene, e la prima partita l'ha saltata perché non era, aveva diciamo il suo premio, è giusto che riposasse dopo. Sì, aveva il fuso orario anche, era appena arrivata. Anche, no, tante cose, non ha potuto allenarsi con la squadra, insomma. Adesso invece si è avvicinata alla squadra, e quindi salvo intoppi domenica scenderà in campo. Infatti e... io volevo fare il promo, perché voglio che la gente vada al San Michele a dare tutto il sostegno alle Calvignare, come vengono chiamate le Calvignare, sì. Quindi penso che tu la squadra più o meno ce l'hai già in testa, e devi fare soltanto lavoro di finitura, perché siamo già praticamente nel fine settimana, venerdì, avete due giorni ancora, questa sera fate una finitura, penso, sì, esatto. Mentre noi andremo in onda. Allora, ci sono dei new entry?
delle ragazze che vengono a vivere qualche esperienza di studio, di lavoro qui a Brescia? Sì, come new entry diciamo in realtà c'è un ritorno che è la Maru, che è italiana ma vive in Uruguay, è tornata la settimana scorsa, quindi sarà presente in questa partita, è stata la prima partita, ma adesso... Che ruolo ha la Maru, che non mi ricordo? Gioca 10, gioca 10, può giocare anche mediano in realtà, però essenzialmente 10. Sì, mi viene in mente è una ragazza che ha anche le buone skill, ha una buona visione del gioco anche. Ha una buona visione del gioco, ha un utilizzo del piede intelligente, anche una forma fisica, devo dire, invidiabile, tant'è che, anche se in realtà quest'anno le ragazze sono preparatissime, come sempre, dal punto di vista atletico, quindi non ha dovuto recuperare dal punto di vista atletico appena arrivata, anzi si è inserita subito nel gruppo in piena linea con le altre. Benissimo, quindi l'appuntamento è l'orario di domenica a San Michele, Alessandro, 2:30 alle 14:30, vogliamo numerosissimi tifosi, perché anche non gioca la prima squadra, non gioca la seconda squadra del Calvisano, penso che è un buon appuntamento da dare a vivere, anche perché penso che ci sarà anche il clubhouse, tutti gli ingredienti per fare venire più gente allo stadio, che quello è lo scopo nostro, assolutamente, anche attraverso il nostro programma, di cercare di promuovere che la gente vada allo stadio, giusto? Assolutamente, assolutamente. Ok, a chi salutiamo, Ale, prima di congedare? Salutiamo il mio bimbo che è appena nato a 2 settimane. Bravo, bravo, Varo. Che si chiama Enea. E la mamma Veronica. Enea. Enea e la mamma Veronica, sì. Quindi complimenti, anche perché mi sia popolare questa Italia, e sicuramente quel bimbo lì avrà il DNA della passione del rugby come tutta la tua famiglia, no? Io approfitto e saluto al tuo babbo, tuo fratello, tua mamma, tutta la famiglia. Ok, grazie mille. Hasta la vista, amigo. Grazie mille, ciao ciao Tomastro. Questa quindi è la nostra agenda del fine settimana. Io sarò sicuramente in campo a Rovato, seguirò le Queen Lilium nella partita con il San Mauro, mentre tu, Cato, sarai a Ospitaletto, seguirà il Franciacorta e avremo i nostri inviati anche sugli altri campi della provincia, a Botticino e a Brescia. Per quanto riguarda la partita delle Queen Lilium, abbiamo qua delle nostre giocatrici che saranno sicuramente in campo. Le vostre impressioni? Che partita vi aspettate domenica? Dalla regia mi dicono che sarà uno spettacolo. Sicuramente. Sì, sicuramente, sarà da vedere. Dobbiamo assolutamente ricordare l'appuntamento dell'Under 19, la squadra formata dai giocatori del Rovato e Franciacorta si recherà in una trasferta proibitiva ma sicuramente stimolante, giocheranno alla Ghirada di Treviso, incontreranno il Benetton Treviso. La partita sarà visibile sul canale TV della Benetton oppure www.bentv.it e si giocherà alle 12:30 di domenica. Quindi ragazzi, forza, fatevi valere. E come sempre, Caccio, più che mai, vive il rugby! Siamo giunti al termine della nostra puntata di Special Rugby, però come sempre prima di salutarvi vi ricordiamo ovviamente i nostri appuntamenti della settimana. Ogni martedì in seconda serata sulla nostra pagina Facebook il nostro format di punta, Tutto Rugby. E ovviamente ogni venerdì sul canale 810 di Sky alle 19:30, mi raccomando, vi aspettiamo. E più che mai... Viva il rugby!